Questo evento realizzato dalla Merck Serono è estremamente importante perché cerca di rifare il punto sulla ricerca nelle biotecnologie, ma soprattutto cerca di far capire che cosa sono le biotecnologie, dando degli strumenti agli informatori scientifici, cioè ai giornalisti scientifici e alla comunicazione, di spiegare correttamente, al di fuori dei miti e al di fuori delle invenzioni, ai luoghi comuni, alle fantasie urbane e così via, che cosa è invece realmente l'ingegneria genetica e a che cosa servono le biotecnologie, che rappresentano da una parte il futuro dell'umanità, dall'altro il futuro dell'economia mondiale. Infatti non dobbiamo dimenticare che a partire dall'anno prossimo il 95% del cotone prodotto nel mondo sarà OGM, che il 95% della soia sarà OGM e che il 70% del mais sarà OGM, ma anche i farmaci saranno, possiamo considerarli OGM, i nuovi farmaci biotecnologici già entrati in commercio e normalmente usati, sono oltre 360 nel mondo e ce ne sono centinaia in sperimentazione che arriveranno nelle farmacie, negli ospedali per curare malattie gravi nei prossimi anni, ma soprattutto avremo nuovi microorganismi, batteri capaci di disinquinare terreni inquinati, di utilizzare meno la chimica e di andare verso nuove frontiere della scienza che renderà l'uomo assolutamente capace di governare in maniera ecologica e in maniera sicura il futuro dell'umanità. Le biotecnologie costituiscono una delle tecnologie chiavi per creare competitività e sviluppo. Così sono state individuate e definite dalla Commissione europea perché hanno il grande vantaggio di poter essere pervasive. Già oggi hanno dato nuovi prodotti, nuovi servizi di grande valore e rilievo sociale, lo hanno fatto negli ambiti nei quali sono state più utilizzate, come per esempio nell'area della salute, nella diagnostica, nella farmaceutica, lo hanno fatto nell'agroalimentare, lo stanno facendo adesso applicate per esempio al risanamento dei suoli piuttosto che alla produzione di biocarburanti e di bioprodotti. Ecco, noi su questo abbiamo un grande potenziale dinanzi a noi, lo dimostra il numero crescente di imprese biotech nate nell'ultimo decennio, e di questo dobbiamo fare un trampolino per costruire nuove ragioni di competitività internazionale per il nostro paese. Quei segmenti industriali che hanno fatto la fortuna del nostro paese negli anni 50, 70, fino a tutti gli anni 80 e che hanno visto declinare la propria competitività e con essa quella generale del paese nell'ultimo ventennio, devono essere rigenerati nella loro competitività ed affiancati da nuovi settori che derivano dall'uso massiccio di ricerca, innovazione e nuove tecnologie. Il suo intervento è stato sui pregiudizi, i falsi miti da sfatare sulle biotecnologie. Sì, sì, ce ne sono anche in campo medico. Io mi sono occupato di più di quelli in campo agricolo perché sono i più eclatanti. E ho cercato di far vedere che le varietà vegetali che noi consumiamo quotidianamente sono ottenute con metodi detti tradizionali, ma questi metodi tradizionali in effetti hanno effetti molto più invasivi e molto più deleteri sul corredo genetico della pianta trattata che non i metodi dell'ingegneria genetica, che permettono di intervenire con un singolo gene e introdurlo in un sito che può essere determinato a posteriori e quindi valutato per la sua eventuale improbabile pericolosità, e comunque tutte le piante ottenute per via di ingegneria genetica vengono sottoposte a dei controlli che in Europa sono così costosi che non ci sarà mai una industria agronomica europea che potrà produrre un vegetale geneticamente modificato. Al contrario, le varietà ottenute
irraggiando con radiazioni oppure trattando con mutageni chimici che fanno dei grandi sconquassi nel DNA, queste possono andare in commercio direttamente senza nessun test per eventuale nocività, e i test che hanno dimostrato che in qualche caso c'è nocività ci sono stati. Perché si parla ancora di vivisezione? È un problema di cattiva informazione? Certamente, qui si torna a quanto suggerito all'inizio, quanto è cruciale una buona informazione. C'è una trappola nell'uso dei termini che induce inevitabilmente la popolazione, il cittadino comune, a travisare i termini. Se parlo di vivisezione introduco un termine di grande emotività che è un falso. La vivisezione è un crimine e si va in galera. Stiamo parlando di sperimentazione animale. È già molto diverso. Certo che se io mostro la foto di un animale in sofferenza o trucidato e non dico qual è l'origine di quell'immagine macabra, non è corretta l'informazione. L'informazione deve essere: vivisezione è un crimine e non può essere fatta. Sperimentazione animale è fatta nei sacrosanti termini imposti dalla legge, non c'è sofferenza, c'è trattamento di benessere per quanto possibile dell'animale. Bisogna essere molto attenti all'informazione, ma soprattutto al linguaggio, questo è centrale, senza dimenticare che i debiti vengono riconosciuti. Noi siamo riconoscenti al mondo animale, non v'è dubbio, cioè quanto abbiamo potuto guadagnare per il nostro benessere viene da quello che storicamente è stato l'impiego degli animali. Molti animali li amiamo, molti animali li odiamo, il ratto, questi animali, altri li mangiamo, non dimentichiamocelo. Sì, i dati principali riguardano una crescita negli ultimi anni dell'alfabetismo scientifico degli italiani, quindi delle loro competenze in campo scientifico, e un cambiamento abbastanza significativo nei modi di informarsi su scienza e tecnologia. Anche se sono leggermente riprese un po' l'abitudine a leggere di scienza, per esempio sulle riviste, i quotidiani, e informarsi attraverso la televisione, il dato più significativo è il fatto che l'informazione giudicata più credibile sulla scienza è quella che mette in contatto diretto col mondo della ricerca. Quindi incontri, conferenze di ricercatori, si vuole vedere il ricercatore fisicamente in faccia, e il web, i blog, siti web di istituti di ricerca vengono considerati addirittura più credibili dei canali mediali, informativi, divulgativi tradizionali. Questo naturalmente da un lato crea grandi opportunità anche per le istituzioni di ricerca, per le istituzioni biomediche, di comunicare direttamente con il cittadino, con chi è interessato all'informazione, però naturalmente pone un problema di competenza, in quanto presuppone un consumatore di informazione scientifica attivo, competente, in grado di distinguere, cosa che come sappiamo sul web talvolta è difficile, l'informazione di buona qualità da quella improvvisata o addirittura capziosa. Mersenono vive di biotecnologie, è il nostro motore, l'attività di ricerca è una delle attività su cui noi investiamo di più in assoluto, quasi il 25% dei nostri proventi va poi indirizzato su attività di ricerca, quindi una cifra importante. Noi siamo quindi da una parte attori protagonisti di questa ricerca, di questa scienza, dell'innovazione, dall'altra ci teniamo a far sì che questi contenuti vengano poi diffusi in un modo sano, corretto, semplice. È per questo che proponiamo queste iniziative, per questo che cerchiamo di favorire contatti tra il mondo della scienza e il mondo del giornalismo, degli addetti ai lavori per quanto riguarda la divulgazione, affinché questi messaggi arrivano nel modo migliore all'opinione pubblica. Fino a ieri erano riservati a pochi, oggi tutti leggono di scienza, ed è anche opportuno che leggano e abbiano delle informazioni chiare, dirette e continue.